Ciao a tutti ragazzi, mi conoscete e sapete sicuramente che io sono l'autore del libro L'universo vintage su Saint Seiya, ma sono qui non per parlarvi del libro, ma per mostrarvi finalmente due cosette. Oltre ad aver scritto il libro ed essere un pezzo unico, un'opera unica, non solo a livello nazionale ma anche a livello mondiale, i miei dossier dedicati proprio ai modellini vintage sui Cavalieri dello Zodiaco li trovate in ben due riviste. La numero 17, Anime Cult della Sprea Comics, e la seconda e ultima parte, sempre su Anime Cult della Sprea Comics, ma nel numero 18. Nel numero 17 praticamente ripercorro il periodo storico parlandovi della primissima edizione e della seconda edizione, quindi le scatole a tempi. Mentre nel secondo e ultimo dossier, quindi il numero 18, si parlerà dell'edizione 2000, dell'edizione 2007 e anche dei bootleg del periodo storico. Insomma, se volete sapere veramente di tutto e di più su questi modellini, acquistate in tutte le cartolibrerie, fumetterie, edicole del vostro paese o della vostra città la rivista Anime Cult numero 17 e la rivista Anime Cult numero 18. Però se volete veramente conoscere ogni cosa a 365 gradi, c'è ovviamente anche il mio libro che si intitola L'universo vintage su Saint Seiya, dove, a differenza della variante precedente, che conteneva 314 pagine totalmente e rigorosamente con immagini tutte a colori, la nuova versione sarà di 342 pagine in totale, con immagini e foto. Ovviamente e rigorosamente tutte a colori, dove all'interno ci sono comunque delle novità, ci sono tante immagini in più, dossier in più, informazioni in più, con le introduzioni scritte da Stefano Cerioni, Ivo De Palma, Dania Cericola e Andrea Di Nisco, e una cosa che non ha mai fatto nessuno, almeno credo, il dossier su Enrico Carabelli scritto da me e con il ricordo di Ivo De Palma, Adriana Libretti, Dania Cericola, Stefano Cerioni e Andrea De Nisco. Insomma, un'opera non solo unica al mondo e a livello nazionale un grande orgoglio, e un libro non solo per collezionisti, per nostalgici, ma anche un libro per tutti i fan dei Cavalieri dello Zodiaco. Bene ragazzi, mi raccomando, se non riuscite le due riviste a trovarle nelle edicole, nelle cartolibrerie, potete benissimo ordinarle dal sito della Sprea. Basta che cercate su Google, cercate Sprea e troverete la rivista numero 17 e la rivista numero 18 per sapere veramente tutto sui modellini vintage di Cavalieri dello Zodiaco. E ringrazio la Sprea Comics per avermi scelto come maggiore esperto dedicato proprio a questi modellini. Un caro saluto dal vostro Frank e ci vediamo alla prossima. Ciao!